Grazie, buonasera a tutti e ovviamente anche a voi grazie per la presenza, grazie a Guangxi, al gruppo Area e a Luca che modera la serata, ma soprattutto grazie al professor Fagin che tutti conosciamo ovviamente, anche per noi valdagnesi, ma direi per tutto il territorio, è davvero, come ha detto Eliseo, un piacere ed un onore averlo qua, è un onore perché, beh, la sua figura la conosciamo tutti, una persona che di fatto ha segnato il corso dello sviluppo tecnologico negli ultimi decenni e conseguentemente anche della nostra vita. È un piacere perché io ho il libro, lo sto leggendo, si legge molto bene e quindi sarà una serata piacevole, sarà una presentazione, credo, tra le prime anche di questo libro. E quindi sicuramente troveremo anche dal punto di vista intellettuale e non solo la serata piacevole. E poi devo dire che ho fatto anche un po' di ricerche su internet e ho visto che il professore non si è limitato con le sue scoperte dai microprocessori al touchscreen ad altro, quindi a sollevarci un po', a darci un po' più di facilità di vita, ma ci ha anche lanciato degli avvertimenti molto importanti, no? Sul rischio che l'uomo diventi sempre più schiavo delle macchine, perda quelle che sono le sue relazioni vere ed umane, insomma, e che diventiamo un po' più simili ai robot. È un tema molto attuale, c'è il rischio. Proprio domenica sera ero a mangiare una pizza con la mia famiglia e su un tavolo di fianco c'era una diecina di ragazzini che erano tutti sul telefonino. Sarà capitato a tutti questa cosa qua del genere. Oppure basta leggere i giornali, si parla di metaverso, di realtà virtuale e quant'altro, e poi magari non siamo più capaci di scrivere una lettera a penna piuttosto che altre cose. Quindi ecco, sono temi molto interessanti, molto molto profondi, la tecnologia che deve essere al servizio dell'uomo e non confinarlo in un angolo poco reale o virtuale, come si dice. Sono temi interessanti che a maggior ragione vanno approfonditi in un momento in cui la tecnologia ci prende un po' sempre di più. Stasera abbiamo l'occasione di farla con un vero guru del settore, per cui mi taccio e sono curioso anch'io di sentirlo e lascio la parola. Buona serata a tutti. Tre anni fa, presentando il libro primo precedente a questo Silicio di Federico Fagin a Vicenza, gli avevamo chiesto, insomma, se sarebbe tornato e lui ha rinviato al successivo libro, quindi la promessa è stata scolpita nel marmo. Prepariamoci tutti a un incontro particolare questa sera, perché chi ha avuto occasione già di cominciare a leggere il libro L'Irriducibile vedrà che ha un significato che è sorprendente rispetto al profilo esistenziale e di pensiero di Federico. Sorprendente. Ma non è sorprendente perché è la quarta volta che Fagin sorprende. Lui ha, diciamo così, avviato studiando all'Istituto Rossi, poi ha lavorato all'Olivetti, si è laureato in fisica a Padova e spostandosi negli Stati Uniti, quindi un fisico, spostandosi negli Stati Uniti nel 68 è diventato un inventore, come insomma tutti sappiamo, microprocessore, che dirlo adesso sembra una banalità, ma allora era una invenzione assolutamente incommensurabile rispetto alla situazione dello sviluppo tecnologico di allora. E questa fase dell'invenzione poi lo ha portato anche a maturare delle scelte che evidentemente erano anche nelle sue corde, quindi pensate, un fisico, quindi studi teorici, un inventore calato nella pratica diventa che cosa? Un imprenditore,
avvia delle società con centinaia, se non migliaia, a un certo punto, di addetti. Quindi una poliedricità che si manifesta in tutte le attività. E partirei proprio dalla prima domanda che volevo farti, è proprio questa, cioè a un certo punto, lo dicevi già in silicio, ma qui è ribadito, c'era il successo, c'era anche un po' la soddisfazione concorrenziale di avere contrastato una serie di personaggi che nell'establishment californiano tentavano di sottrargli il merito delle scoperte. Quindi oggi insomma è scritto addirittura in un museo che l'inventore del microchip è Federico Faggin, e un successo anche economico, un successo diciamo così di relazioni, ma una profonda infelicità di questo successo che ti ha portato a una crisi interiore e a una quarta vita come quella che stasera approfondiremo. Ecco, ci vuoi un po' tratteggiare questa fase della crisi e l'approdo che ha avuto, perché la letteratura e la storia sono piene di vicende di persone deluse dal mondo, anche dei grandi mistici, no? Che proprio per questa delusione fanno una scelta di ritiro dal mondo, no? E quindi di introspezione interiore, escludendo anche Simone Weil, che vedo che tu citi all'inizio, amatissima filosofa. La cosa straordinaria è che invece la scoperta della quarta vita è la coscienza interiore. Lasci tutti con una sorpresa. Sì, parliamo degli anni 80, metà anni 80. A quel tempo avevo fondato una ditta che si chiama Synaptics, è la ditta che poi ha sviluppato le touchpad, i touchscreen che usate ogni giorno, e in questa ditta a quel tempo studiavo le reti neurali per fare dei computer che potevano imparare da soli, e a quel tempo parliamo appunto di 26 anni fa, no 36 anni fa, 36. E a quel tempo gli addetti ai lavori dell'intelligenza artificiale ci ridevano dietro, perché chi è così stupido da usare le reti neurali per fare le cose come l'intelligenza artificiale? Poi ci sono, dopo 26 anni, le reti neurali sono quelle che hanno risolto i problemi dell'intelligenza artificiale e sono quelle che hanno portato questo avanzamento dell'intelligenza artificiale e della robotica che noi constatiamo oggi. A quel tempo io non ero contento, malgrado avessi raggiunto tutti gli obiettivi che il mondo dice che se uno li raggiunge deve essere felice. Avevo una bellissima famiglia, tutti sani, non avevo nessun problema esteriore, avevo più soldi di quelli che potevo spendere, non era necessario che lavorassi più per il resto della mia vita, ero famoso abbastanza, non avevo bisogno di niente da fuori, eppure ero scontento. Ma allora mi dicevo, what's wrong with this picture? Cioè, cos'è che non va in questa immagine, questa situazione in cui mi trovo? E a quel tempo studiavo neuroscienza e i libri di neuroscienza parlavano del cervello, come funziona il cervello, segnali elettrici, segnali biochimici, questo fa quello, quello fa questo. A un certo momento mi sono chiesto, ma momento, io quando mangio un pezzo di cioccolata
Io sento il sapore della cioccolata. I segnali elettrici dove sono? Cioè, i segnali elettrici del cervello non sono la stessa cosa del sapore della cioccolata. Ed è stata la prima volta che nella mia vita ho, in un certo senso, scoperto il problema difficile della coscienza, che è capire la differenza che esiste tra il funzionamento di una cosa e l'esperienza che noi abbiamo di quel funzionamento. E a quel tempo io non avevo neanche capito proprio fino in fondo questo problema, però avevo capito che questo era un problema irrisolto della scienza. La scienza dice che la coscienza nasce dalla operazione del cervello e quindi da questa attività del cervello nasce la nostra esperienza cosciente in qualche modo. Ma in qualche modo non è mica una spiegazione scientifica. La scienza, siccome la scienza crede nel meccanismo, la scienza deve darci il meccanismo con cui segnali elettrici e segnali biochimici generano un'esperienza interiore, e questo la scienza non ha mai fatto. Allora, il mio problema della mia infelicità era un problema di coscienza, che l'infelicità è un'esperienza. Ed è stato proprio in questa situazione in cui volevo capire come funziona la coscienza, volevo capire come potrei fare un computer cosciente, cioè se la scienza dice così. A quel tempo io credevo, avevo accettato il materialismo scientifico e quindi pensavo che la scienza avesse ragione, però ho detto, se la scienza ha ragione dovrei riuscire a fare un computer che è cosciente, e più ci pensavo più era impossibile farlo, e quindi ero infelice, non capivo come la coscienza funziona, il funzionamento della coscienza era importante per risolvere il mio problema di infelicità, ed è stato in questo clima che ho avuto un'esperienza straordinaria di coscienza. Questa è avvenuta nel 1990, e in cui ho sperimentato me stesso come il mondo che osserva se stesso. Quindi io sono il mondo che osserva me stesso, se stesso, però con il punto di vista mio. Quindi io porto qualcosa nella conoscenza del mondo che è il mio punto di vista. Non vi racconto tutta la storia perché ci vuole troppo tempo, ma è scritta anche nel libro, così comprate il libro. E la cosa interessante è che da lì è partito un meccanismo fondamentale in me, cioè, dico meccanismo per modo di dire, ma è partita il bisogno, la curiosità di capire come funziona la coscienza. Avendo sperimentato me stesso in maniera completamente diversa da quella che era l'idea che avevo di me come individuo separato dal mondo, nel momento in cui uno ha l'esperienza di se stesso come il mondo, ma questo cambia tutto, no? Cioè, a un certo momento, come faccio a essere il mondo che osserva se stesso? Cioè, ma cosa vuol dire? Di fatto, adesso posso dire che quella è un'esperienza che è simile a quello che dice la fisica quantistica, perché la fisica quantistica dice che le particelle, per esempio, sono particelle e onde. Le onde non sono disconnesse dal tutto. La particella è invece un punto. Quindi il senso di sé è l'equivalente di un punto di vista, e l'onda è equivalente al tutto. Quindi già la fisica quantistica non si capisce, perché uno non capisce come fa una particella a essere una particella o un'onda, ma ecco che questa esperienza mi ha incuriosito, voglio capire, e quindi ho iniziato un percorso che è durato 20 anni di meditazione, eccetera, però non ho abbandonato, come hai detto tu prima, non mi sono ritirato in una cave, in una grotta, ma ho continuato a lavorare come CEO della ditta, e quindi a produrre, ma nello stesso tempo ho usato un 30-40% del mio tempo, che è tanto, per capire la mia coscienza. Dopo 20 anni sono arrivato alla conclusione che la coscienza deve essere fondamentale, deve esistere dall'inizio dell'universo, non emergere 13.8 miliardi dopo dal cervello umano, ma è quella che ha creato l'universo.
E questa è una bella differenza e poi la esploriamo nel contesto. Sono state anticipate le conclusioni. Adesso cominciamo un viaggio con alcune tappe per capire i passaggi. Il libro ha alcuni punti, è accessibile. Il libro è accessibile, quindi compratelo con tranquillità e leggetelo soprattutto. Ma diciamo che con la grande chiarezza di cui Federico è capace, vediamo un po' i passaggi. Allora, mi sembra di aver capito dal libro che il primo punto di attacco che tu hai, diciamo così, illuminato per cercare di approdare a una visione diversa, erano le inadeguatezze del modello classico della fisica e i tentativi di risposta di un nuovo modello di fisica, quella quantistica, che era riuscita a far vedere le inadeguatezze della fisica tradizionale, della fisica classica, però non era ancora arrivata a precisare un nuovo modello di conoscenza. Come è avvenuto questo passaggio? Sì. Allora, oggi ci dicono che il computer, molti, non tutti, ma molti, dicono che il computer non, oggi chiaramente non è cosciente, ma 30, 40, 50 anni, magari 100 nel futuro, sarà cosciente. E questa è una previsione che è coerente con quello che è la visione scientifica della realtà. Cioè, se il mondo è nato da un qualcosa come il Big Bang, da cui si è evoluto deterministicamente, secondo delle leggi, ecco che le leggi rappresentano gli algoritmi, la materia è la materia che si evolve attraverso questi algoritmi, e quindi l'universo è una macchina, quello che contiene l'universo sono altre macchine, noi siamo quindi macchine, computer è una macchina che comincia a essere intelligente, e quindi nel futuro, magari invece di 100 anni, 1000 anni, il computer deve essere cosciente, deve essere come noi. E quindi la scienza ci dice che questo futuro che è immaginato adesso non è così lontano, anzi è coerente, logicamente coerente con il modello della scienza. In realtà la fisica quantistica dice che la realtà non è questa, questa è la realtà di un mondo classico, del mondo della fisica prima che scoprissero la natura della realtà, che è quantistica. La natura della realtà quantistica vuol dire che gli scambi energetici tra particelle, per esempio tra campi, campi quantistici, avvengono con quanta, cioè avvengono con quantità di energia che non possono essere piccole a piacere, devono essere un minimo che si chiama un quantum. Non solo, ma le leggi della fisica non dicono quello che succederà, dicono soltanto la probabilità degli stati futuri che potranno avvenire. La fisica classica dice semplicemente lo stato successivo, che partendo dallo stato attuale, lo stato successivo si fa un conto ed è deterministico, è determinato dallo stato iniziale e dalla legge. Quindi il futuro è assolutamente prevedibile dal presente. Addirittura cambiando il segno del tempo uno può andare indietro e ricostruire il passato partendo da un modello classico della fisica. La nostra coscienza chiaramente non sembra che abbia queste caratteristiche. Per esempio, la mia esperienza non è visibile a nessuno. La mia esperienza è privata. Io, quello che sento dentro di me, sono il solo a sentire quello che sento dentro di me.
per dirvi quello che sento devo usare dei simboli. Le parole che sto usando adesso sono simboli classici, perché sono condivisibili, ognuno di voi li sente. Invece la mia esperienza è privata. Guarda un po' che la fisica quantistica dice che lo stato quantistico di un sistema è privato e nessuno riesce a capire perché deve essere privato, come fa l'informazione quantistica a essere privata. E poi cosa serve? Chi è che la conosce? Non si può conoscere. Si può solo conoscere una piccola parte dell'informazione quantistica. L'informazione quantistica è fatta di bit quantistici, si chiamano qubit. Ogni qubit è un'infinità di stati, mentre il bit del computer è 0 o 1. Quando noi misuriamo uno stato quantistico, il massimo che riusciamo ad ottenere di informazione classica è un bit per un qubit, cioè 0 o 1 da un'infinità di stati. Quindi una riduzione della realtà da un'infinità di stati a degli stati finiti. Quindi la fisica quantistica, in particolare l'informazione quantistica, che è un'estensione dell'informazione classica, ha la proprietà esattamente della nostra coscienza, della nostra esperienza. È privata ed è uno stato ben preciso, perché lo stato quantistico è uno stato ben preciso che si rappresenta con un vettore in uno spazio straordinario, uno spazio matematico che si chiama spazio di Hilbert. Non chiedetemi di spiegarvelo perché ci vorrebbero due giorni per spiegarlo, ma è uno spazio multidimensionale di numeri complessi, numeri che hanno una parte reale e una parte immaginaria. In questo spazio dei vettori rappresentano informazione quantistica, uno stato quantistico. Quando questo stato quantistico, che è non copiabile, si dice non clonabile con la terminologia esatta dei fisici, questo stato non clonabile è la rappresentazione di un'esperienza del sistema quantistico che è in quello stato. Questa è la nuova teoria che insieme al professor Dariano abbiamo creato per spiegare la coscienza, ed è descritta nel libro, e questo è un salto fondamentale per la fisica, perché se accettiamo questa spiegazione, che ha tutte le caratteristiche, in altre parole la fenomenologia della nostra esperienza è identica alla fenomenologia dell'informazione quantistica. Allora in questo modo possiamo mappare l'interiorità, che è la nostra esperienza, con l'esteriorità, che è l'informazione classica che noi possiamo vedere. E quindi ecco che abbiamo un nuovo modo di capire la realtà, dove la fisica quantistica descrive l'interiorità della natura e la fisica classica descrive la esteriorità della natura, che è condivisibile. Noi ci vediamo, tutta la realtà che noi abitiamo è realtà condivisibile, fisica classica, mentre la fisica quantistica descrive la nostra interiorità, che è diversa. Ciascuno di noi ha la sua interiorità, che è rappresentabile dall'informazione quantistica. Ma la rappresentazione della realtà non è la realtà. La rappresentazione della realtà, cioè quello stato quantistico, è un pezzo di matematica. Lo stato nostro rappresenta un'esperienza, che è quello che proviamo dentro di noi. Quello che conta è l'esperienza, non la sua rappresentazione. Quindi l'ontologia è nell'esperienza. L'ontologia, la realtà, è la nostra esperienza interiore che genera il mondo che abbiamo fuori di noi. Questo è un cambiamento fondamentale in come osserviamo e capiamo la realtà. Prendiamolo da un altro punto di vista. Allora, quello che abbiamo capito è che questa idea che si erano fatti i fisici di spiegare la realtà sulla base del fatto che chi la osservava, cioè noi, esteriormente, aveva la possibilità di tradurlo in un linguaggio simbolico di proporzioni, no, tra energia, materia e così via, rientrava dentro
categorie spazio-temporali che, essendo condivise dalla generalità delle persone, risolvevano completamente il reale. La quantistica scopre che dietro lo spazio temporale c'è una realtà ben più complessa, ben più diciamo così, interdipendente di scambi di energia, scambi di informazione, che poi riguardano l'organismo non inanimato ma quello animato con l'ambiente, e che questa realtà può essere conoscibile attraverso una serie di categorie che non possono essere derivate dal diciamo, linguaggio simbolico, dalla sintassi matematica che noi applichiamo ai fenomeni fisici classici. Qual è stato il passaggio successivo da questo punto di vista? Io direi questo, che per far capire meglio la situazione, allora noi abbiamo tre tipi di sistemi. Abbiamo dei sistemi che sono puramente quantistici, abbiamo dei sistemi che sono puramente classici. Sistemi puramente classici sono il computer, per esempio, e abbiamo dei sistemi che sono sia quantistici che classici. La vita è un sistema sia quantistico che classico. Come tale può interfacciare con un sistema quantistico. Ho detto prima che un sistema quantistico è un sistema che ha l'esperienza del suo stato. Quindi la coscienza può interfacciare con la vita, ma non può interfacciare con il computer. Ecco perché noi siamo coscienti e il computer non lo è. E il computer non sarà mai cosciente, ma anche nel caso nostro la coscienza non è nel corpo. La coscienza è nel sistema quantistico, che è un campo, non è un oggetto, è un campo in cui esiste il nostro corpo come manifestazione di questo campo. Quindi è tutto rovesciato. Capite che queste cose che sto dicendo cambiano completamente come noi interpretiamo la realtà. E allo stesso tempo non invalidano nulla degli esperimenti che la fisica ha fatto. Perché dire che un sistema quantistico, in quello stato informazionale in cui si trova, ha l'esperienza del suo stato, aggiunge qualcosa ma non toglie niente a quello che fa l'informazione quantistica. Solo che dà un'interpretazione così potente che cambia tutta la narrativa della fisica. Vedo che ci deve pensare. C'è spazio per le domande alla fine. No, per aumentare, diciamo, il grado di comprensione, Faggin rompe anche, diciamo così, le specializzazioni disciplinari dei saperi. E a un certo punto ho cominciato a capire un po' di più quando fai l'esempio delle diciamo, scoperte più recenti in campo di biochimica, di genetica applicata. Nel senso che noi non avremmo, in base alle teorie della fisica classica, mai scoperto nulla sul DNA, e su del DNA sappiamo solo l'1,5%, cioè quello che fa il DNA codificante. E appunto nel libro si spiega come noi abbiamo il cosiddetto DNA spazzatura, che è il resto del 98,5%, in cui invece probabilmente sono nei processi proteici, proteinici, cioè, sono nascosti dei veri gioielli della conoscenza. Qui in sala abbiamo anche dei manager di aziende che lavorano su queste proteine, quindi hanno rizzato sicuramente le orecchie, che possiamo scoprire solo attraverso una nuova forma di conoscenza, che è quella che tu stai sostanzialmente in parte, diciamo così, auspicando, ma fondando con questa
revisione, insomma, della fisica classica, profonda revisione. Di fatto io non faccio una revisione della fisica classica, faccio una reinterpretazione della fisica classica e una reinterpretazione della fisica quantistica e una reinterpretazione della vita, perché la vita, secondo i biologi, è un sistema puramente classico. E invece io dico no, ci sono anche altri che dicono la stessa cosa, scienziati, che c'è una nascente scienza della biologia quantistica dove c'è un piccolo numero per il momento di biologi molecolari si sono convinti, come mi sono convinto anch'io, che una grandissima parte, soprattutto la parte che non è conosciuta oggi del funzionamento delle cellule, è dovuta a fenomeni quantistici. Per esempio l'interazione tra il vuoto quantistico, le fluttuazioni del vuoto quantistico e il citoplasma e le molecole, e che in sostanza solo attraverso questo tipo di information processing si può capire come la cellula possa comportarsi come un'unità. Quando uno guarda un paramecio, per esempio, il paramecio, che è una cellula, una sola cellula, quindi un protozoo, una cellula eucariotica, si comporta come un pesciolino. Uno lo guarda sotto il microscopio, si muove, trova il cibo, trova i mates, evita gli ostacoli, fa tutto quello che fa un pesciolino, si riproduce. Dov'è il cervello? Come fa a comportarsi in maniera unitaria se non c'è una forma di information processing che regola il tutto? La biologia non sa spiegare nulla di come avviene la regolazione del tutto, come fa un'entità a comportarsi in questo modo. Non riusciamo noi non potremmo assolutamente oggi fare una simulazione del batterio più piccolo, che è un micoplasma, non potremmo farla mai, di fatto, con un computer classico. Perché ci sono comportamenti quantistici che richiederebbero un computer così potente che non l'avremmo mai. Infatti solo un computer quantistico potrebbe fare una simulazione di un tale sistema vivente. Quindi parliamo di realtà oggi che la scienza è un pochino al limite di quello che capisce, perché per capire queste cose occorre partire dall'informazione quantistica, e la prima teoria fatta sulla base dell'informazione quantistica è proprio quella di Dariano, professor Dariano, dell'Università di Pavia, che ha creato, insieme ai suoi collaboratori, ha creato una teoria fisica, si chiama Operational Probabilistic Theory, OPT, la quale è una teoria di teorie e dimostra che la fisica quantistica è derivabile interamente da 6 postulati puramente informatici, informazione quantistica. Quindi l'informazione quantistica è più senior, come dire, è più profonda della fisica quantistica. La fisica quantistica deriva dalla informazione quantistica. Adesso insieme abbiamo trovato che l'informazione quantistica rappresenta l'interiorità della realtà, e quindi l'esperienza, che è quello che abbiamo noi, è veramente dove esiste l'ontologia. E l'informazione quantistica, che è semplicemente un'astrazione matematica, è una rappresentazione di quello che conta, che è l'esperienza e il significato e lo scopo delle entità coscienti e quindi dell'universo. Abbiamo riportato scopo e significato all'interno dell'universo semplicemente facendo una connessione tra le fenomenologie dell'esperienza e dell'informazione quantistica. E questo è un passo che è dello stesso potere intellettuale del passo che è stato fatto da Planck quando ha capito che bisognava introdurre l'idea del quantum di azione per spiegare come venivano i fenomeni della natura. Siamo all'informazione.
Tu nel libro spieghi in modo estremamente chiaro come l'informazione nel mondo classico fosse diciamo una segnaletica di tipo univoco, non interpretabile, 0-1 come nei computer, mentre questo approccio richiede una concezione di un'informazione viva. Ecco, ci spieghi che un computer non potrà mai... Sì, l'informazione di un computer, che è il bit si deve appoggiare, si appoggia a una struttura fisica, che sono i circuiti, sono strutture fisiche classiche, quindi rappresentano fenomeni che sono medie di fenomeni quantistici, e quindi il bit viene definito come certi stati di questi sistemi che lo supportano. Per esempio, se la tensione è tra questo valore e questo valore è uno 0, se è tra questo valore è un 1, e tra i due ci deve essere una gap per assicurarsi che non si sbaglia, e in questo modo uno ha definito il bit, e finché questa distinzione è distinguibile all'interno del sistema, dai circuiti stessi, il circuito funziona e è un sistema puramente deterministico che fa le cose che vogliamo che faccia. No. Se uno alza la temperatura, a un certo punto il sistema non funziona più, perché questa convenzione che abbiamo creato noi con la nostra logica e con la nostra intelligenza, con la nostra creatività, non è più supportata dal sistema. Quando invece noi guardiamo una particella elementare, un elettrone, un protone, il protone non è particella elementare, ma sono tre particelle che sono unite talmente in maniera, questi tre quark sono uniti in maniera talmente forte che è difficilissimo separarli. Un protone, per esempio, è una particella, cioè è materia, è energia ed è informazione. E non potendola separare, queste tre cose sono unite, e quindi l'informazione, come all'interno di una cellula, che sono protoni, ioni, sono atomi, sono molecole individuali, si comportano sia come informazione, come materia o come energia, a seconda delle circostanze. I nostri computer non sono fatti così. Un'altra cosa fondamentale è che noi abbiamo, io, tu, voi, 50 trilioni di cellule, grosso modo. Ogni cellula ha dentro di sé il genoma dell'intero organismo, cioè il genoma dell'uovo fecondato. Ogni cellula ha il tutto dentro di sé. Quindi è una parte, ma è anche un tutto. Esattamente come sono questi enti coscienti, che sono emanazioni di uno e hanno tutte le caratteristiche di uno, nello stesso tempo sono solo un punto di vista di uno. Quindi abbiamo quindi una analogia che anche il corpo fisico è fatto ad immagine di questi enti coscienti, che nella filosofia conosco solo un filosofo che li abbia introdotti, che è Leibniz, sono le monadi di Leibniz. Quindi queste monadi di Leibniz sono enti coscienti che sono parti tutto. Guarda un po' che le nostre cellule sono costruite con lo stesso schema. Quindi vediamo già che la vita è la rappresentazione più vicina nella materia della unità e di questa capacità, e di questa struttura fisica che si ripete a varie scale. Quindi quello che sto dicendo è che la realtà, nella realtà nostra, la coscienza controlla il corpo. Come noi pensiamo che la coscienza sia dentro il corpo, no? Magari nella nostra testa, non so. E invece la coscienza è un campo che controlla il corpo, che è dentro questo campo, e lo controlla come noi controlliamo un drone, di cui abbiamo l'informazione dello stato interno del drone e di quello che vede il drone, e lo controlliamo
da fuori. Invece, noi invece, noi siamo simili, nel senso che la nostra coscienza controlla il corpo, e quando il corpo muore, esattamente quello che succede quando il drone muore, che il corpo, il nostro corpo che lo controlla, non ha nessun impatto. Il drone casca, ma noi siamo ancora vivi. Quando il corpo casca, muore, la coscienza, la nostra coscienza che lo controlla, rimane dove è sempre stata, non va da nessuna parte. Però si accorge, non avendo il corpo che produce segnali a cui la coscienza presta attenzione, si accorge che esiste in una realtà più vasta. Come quando ci svegliamo da un sogno, dove nel sogno crediamo di essere nel sogno, e poi è un sogno vivido, quando ci svegliamo... No. Forse è il caso di fare domande. Ok. Prima di passare la palla al pubblico, un'ultimissima domanda proprio sulla... Avete capito che c'è dietro questa visione una ispirazione fortemente umanistica, no? Di cultura dell'umanesimo. Abbiamo parlato appunto di intero, di uno, quindi una visione olistica dalla realtà. Tu parli anche di omeostasi, no? Come tendenza all'equilibrio e alla cooperazione tra parti nella natura. In un'epoca di conflitti, di darwinismo, no, vinca il più forte, eccetera. Come questo tuo approccio, diciamo, vede poi la realtà, chiamiamola, della società, insomma, degli uomini, della vita? Beh, semplicemente questo, siamo tutti connessi, essendo tutti, siamo parti intero, no? Quindi siamo parti che contengono dentro di noi l'essenza di uno, la totalità di quello che esiste, e quindi come tali, se noi facciamo male a qualcun altro, lo facciamo a noi stesso, a noi stessi, perché non siamo separati uno dall'altro. Il corpo sembra separato, si comporta nel mondo classico, nel mondo fisico classico, come separato dagli altri corpi, ma chi siamo? Siamo chi controlla il corpo, non il corpo. E questo chi siamo sono parti intero di uno. E quindi il corpo è semplicemente un mezzo per avere un'esperienza in questa realtà, che è simile a una realtà virtuale. Questa realtà è creata dai sensori e dal cervello che abbiamo, crea dell'informazione a valle di quelle che sono le cose che sono osservate, e da questa informazione noi abbiamo l'esperienza di questa stanza, di colori, dei suoni, eccetera. Ma questa è una creazione del nostro corpo esperienziata dalla nostra coscienza, perché l'esperienza non esiste nel corpo, esiste in questa realtà più profonda, e quindi da questa esperienza noi pensiamo che il mondo sia fatto così. Solo quando cominciamo a svegliarci dal fatto che non siamo il corpo, ma siamo qualcosa di più profondo, allora cominciamo a capire com'è la realtà. Quindi, quando il corpo muore, noi non abbiamo più segnali che vengono dal corpo e ci guardiamo attorno, ma abbiamo altri segnali a cui prima non prestavamo attenzione. E adesso diciamo, ah, ma che bello, adesso uno vede altre entità, riconosce che certe cose che aveva esperienziato in un'altra vita, per esempio, e capisce che è un'entità molto più vasta di quello che credeva di essere, perché quando uno crede di essere il corpo, è molto limitato dal corpo. Bene, adesso vi lancio la palla. Vi avevo detto che era un'esperienza insolita ascoltare il professor Faggini. Immagino che comunque ci siano non solo delle cose da approfondire meglio, ma anche degli spunti che vi ha suscitato quanto abbiamo sentito. Abbiamo il microfono a disposizione, eccolo, chi rompe il ghiaccio. Scusi. Ah, è meglio.
Buonasera professor Faggi, mi complimento con lei per il lavoro che ha fatto. Ho fatto il Rossi anch'io 10 anni prima, dopo di lei, quindi è un piacere veramente vedere la strada che hanno fatto i nostri colleghi nel mondo. Io volevo farle una domanda che toccava 3 punti, mi perdoni, adesso il linguaggio scientifico suo è stato molto alto, quindi non posso... Allora, la prima cosa riguarda il discorso dello spazio-tempo. La teoria di Maldacena, il confronto tra la gravità quantistica, eccetera, comincia a dimostrare che probabilmente lo spazio non è proprio così un elemento fondamentale, e se continuano probabilmente dimostrano che anche il tempo sparisce, quindi c'è una cosa soltanto che ancora non sanno come portare all'origine come causa di tutto, quindi togliamo spazio e tempo. L'altro aspetto è quello che ha detto prima, la coscienza che pervade l'universo, che preesiste, di cui il corpo praticamente fruisce per quanto riguarda la sua, il suo collegamento. E allora la domanda che sorge spontanea è: noi non possiamo pensare che gli animali siano senza coscienza? Cioè, molta gente è ancora convinta che probabilmente gli animali siano delle bestie selvagge, in realtà da questa teoria discende immediatamente che tutti hanno una coscienza. Assolutamente. E vorrei che lei lo dicesse forte, perché al di là del fatto che si spende molto per i cani e i gatti, ma anche le altre bestie hanno diritto di essere in qualche modo, ecco. E la poi, vita è cosciente, l'ho detto, ecco, forte abbastanza. E poi alla fine vorrei ricordare quello che Damasio dice a proposito di sentire e conoscere, il suo ultimo libro, a proposito della coscienza e della mente. Mi fa una distinzione fondamentale, dice: la mente è quella serie di immagini che noi ci rappresentiamo, che raccogliamo, che abbiamo sotto forma di esperienze, tutte quelle che noi possiamo mettere via. La coscienza è questo processo di spazzolamento continuo che parte da tutte le esperienze sensoriali esterne, una folata di vento, qualsiasi cosa. Quindi parla del sentimento come elemento. Poi dopo, per chiudere nella rappresentabilità di un computer come essere umano, dobbiamo ricordare che il nostro cervello ha un'evoluzione così lunga, così importante, che oggi nemmeno si riesce a capire come faccia a fare certe sintesi, tipo l'autolocalizzazione di un individuo, renderlo cosciente, eccetera. Però da un lato si sa anche che le esperienze sensoriali che ha su tutta la superficie del corpo sono particolarmente complesse, quindi questa... Io chiudo dicendo, Richard Feynman era un personaggio molto spiritoso e anche è stato considerato il secondo scienziato fisico dopo Einstein. A un certo punto si era messo in una bara a temperatura corporea per vedere dove andava la coscienza, dove si sentiva, detto che l'ha sentita giù per la spalla, per i piedi, però poi si è fermato lì. Cioè, ecco, tutte queste domande sono legate al fatto di quello che lei ha appena esposto. E come lo inquadra questo contesto? Innanzitutto l'entità, quindi questo spazio che può sparire, che può ripartire da zero con niente, e a quel punto dico coscienza dove si trova, e poi dopo giù finché arriviamo agli animali e tutti coloro che si sono come organismi, il paramecio, eccetera, messi in movimento. Grazie. Va bene, allora rispondo più brevemente dicendo che la coscienza è fondamentale. Una volta che uno parte dal principio che un sistema quantistico evolve come sistema quantistico è cosciente, siccome tutto il resto della fisica emerge da questo, deve essere cosciente. Quindi la questione è in che forma è cosciente, cos'è, per esempio, una particella è cosciente, una particella elementare, e la risposta che do: no, la particella elementare non è cosciente perché non esiste nemmeno. La particella è uno stato di un campo quantistico, questo lo dicono i fisici, non lo dico io. Quindi la particella è come abbiamo immaginato la realtà secondo la fisica classica, però abbiamo scoperto negli ultimi 50 anni che invece non è così, che quello che conta è lo stato quantistico dei campi
e l'ontologia, secondo la fisica, è nei campi. Il campo quantistico ha coscienza e le particelle elementari sono semplicemente emanazioni del campo che però non si separano dal campo, fanno parte del campo. Il campo è come l'esempio più semplice, una moneta a due facce. La moneta è l'ontologia, le due facce sono due stati della moneta, però fanno parte della moneta, non si possono separare dalla moneta. È lo stesso uno stato quantistico, per esempio, di un campo degli elettroni. Noi lo chiamiamo elettrone, lo pensiamo come una particella, come un oggetto, ma non è un oggetto, non è una particella, è uno stato. Quindi il campo è quantistico e quindi, siccome tutto parte dai campi, si parte dai campi quantistici. E quindi i campi sono come le monadi, però nella fisica i campi non sono considerati coscienti, mentre in questa nuova teoria i campi sono coscienti e hanno un'esperienza. Ecco quindi che questa teoria dice tutto è cosciente, ma è cosciente a livello di campi, non cosciente a livello di oggetti, perché gli oggetti sono costruzioni di stati dei campi. Sì, ho il microfono, buonasera professore. Io avrei due domande. La prima, sono qua. Ecco, se ho capito bene, lei ha detto che la coscienza sopravvive al corpo. Per cui, ecco, semplificando, è sbagliato dire che secondo lei c'è vita dopo la morte. E cioè, insomma, la grande domanda, diciamo, dell'umanità. Insomma. Certo. E la seconda domanda è se nella sua teoria c'è spazio anche per Dio, la divinità, o comunque quelli che... Uno, tutto ciò che esiste è Dio, no, cioè un'altra parola, perché lo chiamo uno? Per evitare tutti i significati che la parola Dio ha nelle varie religioni, diventa impossibile riconciliare tutte queste cose. Uno è semplicemente tutto ciò che esiste. E uno manifesta monadi, manifesta entità che sono parti intero di sé, per conoscere se stesso. Questo è il punto di partenza. Conoscere se stesso è un'altra cosa che è sempre esistita nella filosofia perenne, cioè l'idea che lo scopo fondamentale dell'esistenza è quello di conoscere se stessi. Quindi io ho adottato questo come principio, però in realtà questi sono principi guida, ma non fanno parte di una teoria, perché non sono mai provabili, no? Quindi la teoria invece comincia col dire che lo stato quantistico è cosciente, cioè il sistema è uno stato quantistico cosciente del suo stato. Questa è la teoria, il resto è un cappello interpretativo che aiuta a capire un po' le cose, ma però la teoria fisica, essendo una teoria, non descrive la realtà. Cioè, un'altra cosa che tipicamente l'errore che fanno moltissimi, incluso moltissimi fisici, confondono la teoria della realtà con la realtà. Ma la teoria della realtà non è la realtà. La teoria della realtà è che l'informazione quantistica è non clonabile. La realtà è che l'esperienza quantistica è sperimentata come esperienza, come qualia, come sentimenti, sensazioni e sentimenti dalla coscienza. Ma l'esperienza non è mica informazione, capite? L'esperienza è la vera natura, per quello dico l'esperienza è l'ontologia, l'esperienza è quello che dà significato, perché come sappiamo che c'è significato? Perché abbiamo un'esperienza. Se ci fosse buio dentro di noi non sapremmo niente, il computer ha buio dentro di sé, non c'è la luce della coscienza, semplicemente è un meccanismo che fa semplicemente quello che gli dice l'istruzione che viene dalla memoria, e se non viene dalla sua memoria viene da una porticina di dietro, che è l'uomo che controlla il computer. E chi vuole farci pensare che il computer da solo può decidere le cose giuste, in realtà c'è la porticina di dietro da cui entra l'informazione dell'uomo che controlla voi che credete che il computer sia più intelligente di voi. Aha.
Professore, ringrazio della illustrazione di teorie che sfuggono alle mie conoscenze, che sono di tipo sociale. Però rilevo che conoscenza, coscienza, esperienza sono componenti umane dell'uomo. Il corpo che muore, dove va la coscienza, la conoscenza, l'esperienza? Allora si crede nella vita eterna a questo punto? L'ho detto prima, la coscienza non va da nessuna parte. L'esperienza è nella coscienza, non è nel corpo. L'esperienza è in questa realtà più profonda che la fisica oggi descrive come la realtà quantistica. E quindi quando il corpo muore, noi esistiamo ancora. Perché noi, l'essenza di chi siamo, è la nostra coscienza, non è il corpo. Cioè, questo è la conseguenza immediata di quello che dicevo prima. Quindi è una vita eterna che resta? Sì, mica male, no? Buongiorno. E volevo chiedere, con l'approfondimento che magari potrà seguire nei prossimi anni della fisica quantistica, magari andando ad approfondire da un punto di vista ancora più scientifico queste teorie che lei ci sta esponendo, e quindi andando ad approfondire la natura di quello che è la coscienza, non potremmo quindi arrivare anche con il progresso della tecnica che oggi facciamo fatica a immaginare, anche in un futuro, a riprodurre quindi un computer quantistico e quindi creare la coscienza? Il massimo che potremmo fare è di creare un corpo quantistico e classico come siamo noi, ma anche quello ha bisogno di una coscienza che non è nel corpo, perché la coscienza è in un sistema puramente quantistico. Un computer quantistico può essere cosciente ma non autocosciente. Questo è un passo in più che lo dico solo perché ha fatto questa domanda, per farle capire, perché un passo in più ci vuole un po' di più pensiero per capirlo. Ma l'autocoscienza è un passo in più della coscienza, è la coscienza che dice a se stessa: ah, la mia esperienza è la mia esperienza e quindi la posso controllare, e quindi posso esercitare libero arbitrio in maniera tale che posso decidere quello che guardo e l'azione che faccio, che immettere dei simboli nella realtà simbolica, che è quella fisica. Quindi abbiamo la capacità noi di creare sistemi che sono come la vita al massimo, ma non sarebbero mai coscienti per sé come sistemi, se non avessero qualcosa dietro che li controlla. Il fatto che noi siamo quantum classico è proprio perché, per avere controllo dalla coscienza al sistema, occorre un accoppiamento che richiede una struttura fatta come siamo noi. Il computer non è fatto come siamo noi. Il computer è fatto di parti che sono transistor, interruttori, che non conoscono nulla dell'intero sistema. Mentre, come ho detto prima, ogni cellula ha la conoscenza potenziale di tutto il sistema, di tutto l'organismo. Questa è una differenza fondamentale che esiste soltanto tra la vita e i computer. Nessuno vi racconta queste cose perché puzzerebbero un po'. E invece è così. È proprio così. Quindi il computer classico non sarà mai cosciente. Il computer quantistico può essere cosciente ma non autocosciente. Quando parlavo prima coscienza, intendevo l'autocoscienza, la coscienza come la nostra, che può dirigere la sua esperienza. Il computer quantistico può essere cosciente soltanto nel periodo in cui sta operando, sta facendo il calcolo quantistico, perché questo calcolo quantistico mantiene la purezza dello stato quantistico durante il calcolo quantistico, però una volta che si misura, no, il sistema non è più nello stato puro e quindi non è più cosciente. Quindi una coscienza temporanea che però non è autocoscienza. Se fosse autocoscienza, il computer potrebbe autodirigersi con la sua volontà, e se lei
volesse fargli fare al computer quello che vuole lei, il computer dice: io no, che non lo faccio, perché ho il mio libero arbitrio e non lo faccio. Lei vorrebbe un computer così? Buonasera professore, sono qui. Buonasera, faccio una domanda, forse ha già risposto parzialmente a questo ragazzo. Per molti deterministi non esiste il libero arbitrio, è un'illusione. Volevo capire lei cosa ne pensa riguardo. Il libero arbitrio non può esistere in un sistema deterministico. Computer, un sistema deterministico, non ha libero arbitrio. Se però io controllo un computer, io che ho il libero arbitrio come persona umana, che ho coscienza della porticina dietro, il computer si può comportare come se avesse il libero arbitrio, ma in realtà è il mio libero arbitrio che manifesto attraverso il computer manipolando la porticina di dietro. Quindi secondo lei l'uomo ha libero arbitrio? Assolutamente, perché non siamo computer, non siamo deterministici, noi siamo quantistici, il corpo è quantistico e classico e ho detto che la coscienza è puramente quantistica e una struttura quantistica, addirittura l'informazione non è conoscibile ed è probabilistica ed è indeterminata, indeterministica. Quindi, cioè, anche qui l'approfondimento di questa materia richiede la comprensione chiarissima di cos'è la probabilità in una realtà classica e la probabilità in una realtà quantistica. La probabilità classica è ignoranza di quello che sarà lo stato futuro che già si sa perché il sistema è deterministico. Quindi se io sono ignorante dello stato futuro, uso la probabilità per predire lo stato futuro che però già esiste. Invece nella fisica quantistica, la probabilità della fisica quantistica non descrive questo tipo di probabilità, descrive la situazione in cui quello che avverrà non è ancora stato deciso finché non si fa la misura. In altre parole, non esiste prima di fare la misura, viene determinato dalla misura stessa e quindi questo permette il libero arbitrio. Una domanda strana che è anche un tentativo di capire se c'è una condivisione di certi momenti. Nel dicembre del 1990 ha avuto un'esperienza molto particolare, molto intensa, ho letto il libro Silicio, quindi mi sono fatto un'idea molto chiara, perché l'ho vissuta anch'io. Quando ha vissuto quell'esperienza è cambiata la visione della realtà. Ritiene che da quel momento la sua capacità intuitiva, la capacità creativa si sia modificata, abbia avuto degli elementi di supporto nel contesto dell'analisi di problemi, nella soluzione di problemi di questo tipo? Io devo dire, dopo aver fatto, non istantaneamente chiaramente, certo, quella è stata la motivazione per fare un lavoro personale molto lungo e molto, molto intenso, in cui ho risolto molti dei problemi. Io adesso, per esempio, non ho nessun problema a parlare a voi, non ho nessun patema d'animo, magari anche lo vedete. Perché? Perché prima, mentre prima sarei teso, sarei nervoso, invece adesso no. Quindi un coraggio e una determinazione. Perché ho fatto tutto il lavoro di 30 anni ormai su di me e oggi ho 80 anni e ho la stessa energia di quando ne avevo 40, non solo, ma la mia mente è ancora più acuta di quando avevo 40 anni. Ve lo dico, cioè non è che mi voglio vantare, semplicemente è una constatazione, sono io sorpreso stesso di questo, perché scrivere questo tipo di libro richiede questa acuità mentale, questa capacità di discriminare che non avevo quando avevo 40 anni, neanche quando ne avevo 50 e neanche quando ne avevo 60. Quindi una sorta di risveglio? Che dice? Questo lavoro che ho fatto su di me sta pagando dividendi, ma non dividendi nel senso che io mi sento molto meglio di quanto mi sentivo prima. Cioè io adesso non posso dire sono felice, anche perché l'idea della felicità è un'idea strana, cioè
però sono molto più soddisfatto, ho più soddisfazione, un senso di accomplishment, di aver fatto e di fare quello che sono venuto a fare. Quindi sono allineato con quello che sento dentro di me, non, proprio mi sento nel groove, come si dice. Ci sono delle parole inglesi come delle parole in dialetto, perché è la mia prima lingua, il dialetto veneto, come potete immaginare. E quindi per me questo senso di essere with it, no? Con questo senso di essere allineato con quello che devo fare, che voglio fare a livello più alto, questo mi dà un senso di proprio di benessere, di pace, di tranquillità, di essere proprio al mio posto. Grazie. Prego. Sì, qui. Buongiorno professore. Allora, innanzitutto, ci sono moltissimi paradigmi che lei ha, diciamo, sta cercando di modificare comunque nell'esposizione di questo suo pensiero. Mi sono già saltati all'occhio diverse cose, volevo chiederle una conferma. Innanzitutto, lei mi pare che metta l'informazione non tanto come un attore di primo piano accanto a quella che può essere la materia o l'energia, anzi se non addirittura al di sopra di queste come causa prima, certo. in qualche maniera. C'erano due domande che volevo farle, una di carattere, chiamiamola, legata alla natura, diciamo, corporale che abbiamo rispetto alla coscienza, e l'altra rispetto a un aspetto pratico della sondabilità di questo approccio che lei sta proponendo. Il primo era riguardante il fatto delle modifiche che possiamo avere alla coscienza in caso di lesioni neurali o cose di questo genere, o deficit, demenza, vi dicendo. Come vede lei questo aspetto nell'ambito del fatto che lei vede la coscienza come qualcosa di separato dalla realtà corporea? La seconda riguardava... Separato, perché... Connesso, non meccanicistico. Cosa, esatto. Sì. E l'altra domanda era legata al fatto delle competenze necessarie per sondare questo campo di studi che lei sta in qualche maniera, non dico che lo sta proponendo, ma sta dando una nuova visione, diciamo così. Perché faccio un esempio, da quello che vedo c'è una primarietà di concetti legati all'informazione, legati alla fisica, legati ovviamente all'aspetto matematico che lo descrive in qualche maniera. Però per quanto riguarda, che ne so, la biologia, io vedo spesso che molte persone che si lanciano negli studi della biologia non sono esattamente ferrate in matematica o in fisica, anzi spesso e volentieri ne sono, non dico che ne sono completamente aliene, ma quasi. Ho avuto modo negli anni di vedere anche dei dibattiti spesso tra biologi e fisici, dove i fisici e anche matematici avevano interpretazioni completamente diverse di concetti di base come complessità e quant'altro. Quindi mi domando quanto facile sia con, come possiamo dire, l'indirizzamento che abbiamo, che è sempre più specialistico, meno, chiamiamolo, olistico, per usare un termine un po' abusato, organico delle materie di studio, specialmente di campo scientifico, quanto facile sia trovare persone in grado di sondare con l'attuale, diciamo, regime di studi, anche di formazione, questo tipo di... Fermiamoci, perché sono, certo, già 8 domande. Credo di avere tempo solo per 2 o 3. Comunque comincio con l'informazione. L'informazione, come è intesa dalla scienza, è semplicemente la probabilità di un evento. La probabilità di un evento. Non c'è nessun significato attaccato all'informazione. In altre parole, per noi l'informazione senza significato non è neanche informazione. L'informazione per noi, vi faccio l'esempio, cos'è informazione nel modo in cui la intendo, l'informazione vera, l'informazione che è a servizio del significato, perché il significato viene prima. Voglio quindi farvi un piccolo esempio che vi fa capire che l'informazione, se non ci fosse il significato prima, non sarebbe informazione. Allora, voi non avete mai assaggiato la cioccolata, non sapete assolutamente che sapore ha la cioccolata,
Io vi do un libro che descrive il sapore della cioccolata, ve lo descrive benissimo, perché l'ho descritto io che so cos'è il sapore della cioccolata. Voi leggete il libro e non capite niente, non riuscite assolutamente a ricreare dentro di voi, nella vostra esperienza, il sapore della cioccolata. Vi do un pezzettino di cioccolata, un minuto dopo voi dite: ma che bel libro, descrive perfettamente quello che ho provato. Allora, il simbolo prima, che era il libro, era senza significato, perché non avete capito niente. Dopo aver avuto l'esperienza, capite cosa diceva il libro. Nella fisica questo non esiste. Nella fisica descrive solo l'informazione astratta dal suo significato. Ecco che la nostra teoria, la teoria Condariano, riporta il significato dentro la fisica, perché dice che l'informazione quantistica è in realtà il significato, sta per il significato, descrive il significato. Ma la descrizione del significato non è il significato, avete capito? Il sapore della cioccolata non è il libro che lo descrive. Capite che siamo confusi perché abbiamo una ci raccontano ste storie, ma in realtà hanno lasciato fuori la parte più importante, che è l'esperienza. E mi fermo qua perché sennò vado avanti. Ma ci sono molte cose da dire, ma devo lasciare spazio anche agli altri. Com'è? Non ci sono più domande? Oh, scusi, devo ascoltare anche da basso. Ah, anche da basso. La cioccolata a quest'ora. Eh beh, perché mi è venuto in mente la cioccolata? Perché è quest'ora. Che sviluppi vede da questo punto di svolta che ha identificato per l'uomo che voglia accogliere? Per l'uomo che voglia accogliere gli sviluppi vuol dire che noi non siamo macchine, siamo esseri eterni, siamo parte intero di uno, la nostra vita ha significato, se facciamo male a qualcuno lo facciamo noi stessi perché siamo parte intero. Se vogliamo conoscere noi stessi dobbiamo conoscere gli altri perché siamo parte intero, e che la vita è fantastica. Buonasera, la ringrazio molto e volevo chiederle i percorsi che lei dice di aver fatto e che ha sicuramente fatto per arrivare a questo stare bene, come diceva prima, no? Di essere al posto giusto, che si sente. Ci può dire, oppure se le ha scritte nel libro, che percorsi sono per aiutare anche noi a indirizzarci? C'è un detto che quando una persona è pronta arriva, certo. L'insegnante arriva, ecco, l'insegnante siamo noi, ma non il noi nel corpo, ma la parte più vasta di noi che non è nell'ego, non fa parte di quella parte di questa entità che è identificata con il corpo. L'ego è quello che crede di essere il corpo e quindi e protegge, anche vuole proteggere il corpo, vuole proteggersi dagli altri, quindi l'ego è una piccola parte di chi siamo. Quando uno vuole conoscere se stesso si apre a chi è, e allora quello che è il vero teacher viene e insegna. Buonasera, io sono arrivata un po' tardi, non so se ho capito bene quello che lei ha spiegato, però io ho sentito subito che quello che diceva lei mi risuonava molto. È da un po' che io non faccio ricerca a livello scientifico, ma faccio, diciamo, una ricerca a livello spirituale. La questione della coscienza è una cosa che
che sento molto vicina e che condivido molto con lei, però c'è qualcosa che mi intriga e che non riesco a, come dire, a cui non riesco a dare una collocazione, no? Lei mi dice che queste sono tutte linee guida, e anche la mia probabilmente è una serie di linee guida e non dimostrabili, ma conoscibili, neanche percepibili, perché la percezione probabilmente è dell'ego, no? E quindi andiamo oltre. Se tutto è coscienza, allora noi siamo co-creatori della nostra realtà, no? Sì. Ecco, nel momento in cui noi siamo co-creatori della nostra realtà, noi creiamo anche quello che ci succede, le esperienze che viviamo e le chiamiamo come le con la nostra coscienza le realizziamo, diciamo così. È difficile parlare con termini umani, no, di queste cose, e quindi poi noi le portiamo nella nostra realtà fisica, che poi non è neanche fisica perché è sempre di coscienza. E quello che non riesco a capire, e a cui volevo fare appello a lei, per magari che ha più esperienza ovviamente, per aiutarmi, è che a un certo punto io comprendo che attraverso questa coscienza siamo tutti uno, quell'uno, no, che è l'io sono. Ma come faccio a accordare la coscienza mia e la coscienza di chi mi viene incontro, cioè l'altro essere umano con il quale io mi relaziono, che può essere l'amico, che può essere il figlio, che può essere il partner, che può essere il collega di lavoro. Nel senso, sono io che mi chiamo la realtà, cioè che creo questa mia realtà, ma poi a volte la realtà mi arriva, sembra arrivarmi da fuori sotto forma di azioni di delle altre persone, e io non riesco più a capire fino a che punto è la mia realtà e fino a che punto la realtà dell'altro. La parola giusta è co-creazione, non è creazione. Cioè, la creano anche gli altri, la realtà non è che la creo solo io, okay. Sennò diventa solipsismo, no? Sì. Cioè, quindi noi interagendo creiamo una realtà condivisa, comune, però noi scegliamo di conoscere soltanto una parte di questa realtà condivisa che abbiamo creato. In questo senso noi sperimentiamo quello che abbiamo scelto di vedere, perché adesso guardo lei, ma se guardavo dall'altra parte avrei avuto un'altra esperienza, e la mia scelta di dove guardo e la mia scelta di come agisco dopo aver guardato, quindi i simboli che io immetto in questa realtà comune, con cui dopo il gioco della realtà avviene. E attraverso questo processo noi possiamo conoscere noi stessi, perché abbiamo il feedback di questa realtà fisica che segue certe leggi e che ci permette di capire dove non conosciamo ancora certi aspetti di noi, che sono quelli che ci fanno poi inciampare nella vita. Certo, ma se permette, per esempio, faccio un esempio, no? Visto che lei anche fa molti esempi. Per esempio, io soffro molto nel vedere la situazione ambientale, la situazione economica, no? di tante persone, di questo uno, di questa grande famiglia umana che si sta facendo un po' le scarpe, no? Ecco, allora io dico, ma se sono parte di questa coscienza lo sto creando anch'io, ma come faccio ad uscire da questa co-creazione? Cioè, come? Allora io mi dico, fino ad ora la mia miglior risposta è stata quella di dire, io faccio quello che posso, il meglio che posso, porto avanti, con la mia coscienza porto avanti determinate visioni che poi si traducono in azione, no? Sì. Ecco, ma ecco, secondo lei c'è qualcosa di più che si può fare? C'è qualcosa di diverso che si può fare? Capito cosa intendo? Non so, è difficile. Il momento in cui noi siamo connessi veramente con chi siamo, diventa spontaneo. La nostra risposta è spontanea. Non dobbiamo neanche, in certo senso, neanche pensarci, perché ci viene spontaneamente, perché siamo connessi con il tutto. E quindi quello che facciamo è il meglio possibile nelle circostanze. Quando invece l'ego si intrufola, vuole avere alla sua agenda e interferisce con questo processo in cui chi siamo, che è molto più vasto di chi dell'ego, di chi normalmente pensiamo di essere, interferiamo con questo processo e creiamo problemi. Quindi si tratta proprio di imparare a avere fiducia in chi siamo, e questo è un processo lungo, perché tra l'altro siamo qui per capire dove ci sono delle
incomprensioni dentro di noi, non dentro di noi, ma dentro di noi questo noi più vasto, perché se noi più vasto non avessi bisogno di conoscere se stesso non saremmo qua, capisci? Quindi noi facciamo un servizio a noi stessi, che è il sé più vasto che siamo, e facciamo servizio anche agli altri che vogliono conoscere se stessi. Ok. Io volevo chiederle, no? Per quello che sappiamo della nostra realtà, il tutto è iniziato circa 13 miliardi e mezzo di anni fa, no? Sì. Cosa è successo in quel momento lì? Ma io non c'ero, ma... Cioè, com'è che si è creato il mondo che abbiamo? Diciamo, la storia di come si è creato si legge in un libro di fisica oggi, ma non è mica detto che sia successo in questo modo, no? In realtà la fisica arriva fino a un certo punto, poi deve decidere che parametro usare per andare al passo successivo. Allora trova che questo parametro, per avvenire quello che sanno che è avvenuto, devono mettere un parametro con precisione estrema perché avvenga quello che è avvenuto, ma questo non vuol mica dire che le loro leggi sono in grado di predire quello che avviene, perché se fosse così uno doveva sapere anche le leggi, avrebbero dovuto avere questi parametri fin dall'inizio, capisci? Quindi le leggi in realtà sono leggi che permettono questa abilità di, con certi numeri, di cambiare la storia. Se per esempio, non so, ci sono circa una ventina di parametri nella questa teoria del Big Bang, che devono avere una precisione quasi una precisione di 10 cifre, anche più di 10 cifre dopo il punto decimale. E se cambia anche l'ultima cifra della meno significativa, l'evoluzione dell'universo non è quella che abbiamo osservato. Quindi perché tutti questi parametri devono essere così precisi? Perché l'evoluzione avvenga come è avvenuta. Il mio modello parla di una co-creazione di questo universo da queste entità, da queste monadi, che interagendo tra di loro hanno creato l'universo. L'universo è una creazione collettiva di enti coscienti, non avviene per variazione random e selezione naturale. Tra l'altro nessuno è mai riuscito a spiegare come la prima cellula vivente sia avvenuta attraverso questi processi naturali. Al massimo sono arrivati agli aminoacidi. Gli aminoacidi sono come i transistor di un chip, e il resto da dove viene? Come sono organizzate queste cose? Cioè, ci sono troppi buchi in questa narrativa di come è avvenuta la vita, eccetera. Non sappiamo le cose, i movimenti fondamentali sono punteggiati da parametri con precisione assoluta, e queste creazioni che uno non sa da dove vengono, e quindi in qualche modo però pensano che riusciranno a spiegarle dopo, ma in realtà non sono mai riusciti neanche a arrivarci vicini. Quindi secondo me la storia della creazione è più simile a come noi abbiamo creato i nostri computer, che sono variazioni intelligenti e selezione naturale del mercato, di altri scienti coscienti, non selezione naturale nel senso darwiniano, ma una selezione. Quindi variazione e selezione come principio è valido, ma non la variazione random. La variazione è fatta dall'intelligenza, dalla comprensione, della coscienza di questi enti coscienti che hanno avuto una visione, e la visione viene prima di quello che uno realizza, e quindi poi dopo seguono questa visione, un po' alla volta riescono a fare queste cose. La visione di volare l'avevano gli ominidi, che guardavano gli uccelli ed erano invidiosi degli uccelli che volavano, invece loro dovevano stare a terra, no? Quindi questo bisogno, questo volere di volare, ci sono voluti poi
100.000 anni prima di riuscire a farlo collettivamente, ma non è mica avvenuto con variazioni random e selezione naturale l'aereo. Grazie, perché hai illuminato in modo bellissimo quello che spesso sbrigativamente chiamiamo la sacralità della vita, proprio nel suo insieme. Io ho due domande, con parole proprio mie. In questi enti coscienti, di cui sappiamo grazie alla fisica quantistica, quindi in questa dimensione di coscienza, c'è lo spazio per l'autodeterminazione? È una domanda. Sì. E l'altra è in questa coscienza che è permanente e immanente a un certo punto, quando i corpi si spengono e terminano il loro percorso. Si può immaginare che sia lì dentro che è nato il linguaggio? La lingua, quello, il nostro codice. La lingua sono i simboli che questi enti coscienti dovevano usare fin dall'inizio per comunicare tra di loro, e sono poi quello che noi riconosciamo come le particelle elementari, gli atomi, le molecole. Questi sono simboli e che insieme creano il linguaggio di questo universo fisico, che probabilmente ce ne sono degli altri simili con lingue diverse, quindi con leggi sintattiche diverse, simboli diversi, ma questo che noi conosciamo ha questi simboli, queste leggi sintattiche, che poi sono le leggi della fisica, cioè le leggi dei simboli, mentre quello che controlla questi simboli è il significato che continua a crescere, significato dentro questi entri coscienti, che poi alla volta crea quello che noi vediamo. Questa complessità fisica che vediamo è il correlato fisico dell'aumento della comprensione di sé di uno. L'autodeterminazione è il fatto che siamo liberi, che abbiamo il libero arbitrio. Sì, no, ma la mia autodeterminazione non viene dal corpo. Il mio corpo, se non avessi la coscienza dietro, non avrebbe l'autodeterminazione, sarebbe semplicemente sarebbe regolato dalle leggi e basta. No, l'autodeterminazione e la coscienza sono fenomeni quantistici, non sono fenomeni classici, e neanche quantistici classici nel senso della struttura del corpo fisico che è nello spazio-tempo, perché la coscienza, questo sistema quantistico, esiste in uno spazio-tempo diverso da quello che noi sperimentiamo col nostro corpo. C'era una domanda prima, non ho avuto tempo di risponderla, perché ci sono troppe cose collegate qui. E lo spazio in cui esiste la coscienza non è lo spazio, questo spazio fisico, spazio-tempo fisico, questa è una creazione del nostro cervello ed è interpretata però dalla nostra coscienza. Vi faccio un esempio: una realtà virtuale, quando noi mettiamo dei goggles, no, degli occhiali speciali che ci danno l'informazione, sentiamo dei suoni. Quello che vediamo e quello che sentiamo è creato dal computer, nella memoria del computer, che può essere grande come un pisello. C'è tutta l'informazione che noi vediamo e sentiamo e di cui creiamo un universo. Quindi vediamo altre persone in questo universo che si muovono, animali che si muovono, spazio, montagne, eccetera. Ma da dove vengono quelle montagne, quello spazio, eccetera? Se l'informazione è in questo bottone, capite? E dei sogni, per esempio, da dove viene lo spazio che c'è nel sogno? Dove vengono le sensazioni che sono prodotte da questa realtà virtuale che è il nostro sogno? Certamente non è nella stanza dove siamo. Quindi è la coscienza che crea questa esperienza, è la coscienza che crea quello spazio, il tempo. In un sogno, in due minuti io posso vivere tre giorni, no, del sogno, però sono tre minuti d'orologio. Quindi la coscienza è quella che crea questa creazione di cui si parlava prima, o co-creazione che parlava prima, è un qualcosa di soggettivo che creiamo noi dentro di noi. Quindi capite che queste cose, queste idee nuove cambiano tutta la concezione che abbiamo della realtà.
proprio la rovesciano, soprattutto rovesciano quella che è la concezione della fisica, che è partita giustamente cercando di capire come funziona la realtà fisica, però il successo che hanno avuto li ha portati a pensare che hanno descritto tutto, invece hanno descritto solo l'aspetto simbolico della realtà, ma l'aspetto semantico della realtà, il significato, lo scopo di tutta la realtà non è neanche toccata dalla fisica, è eliminata a priori dal punto di partenza, che è partire dalle leggi, che sono algoritmi, e da una sostanza che è trasformata dalle leggi, e quindi che non è cosciente. Quindi la coscienza non c'entra mai. Dall'inizio non può essere, non può venire dopo. Se non ci fosse prima la coscienza, noi dovremmo essere al buio esattamente come sono i nostri robot. E invece noi abbiamo coscienza, e questo falsifica il punto di partenza della fisica. E questo va rettificato, tutto qua. Non c'è niente di sbagliato, nel senso che la fisica funziona, la scienza ha portato la razionalità nel nostro mondo che non esisteva, per esempio, nelle religioni. Le religioni sono partiti da un senso profondo di quei pochi che hanno creato le religioni, che hanno capito dentro di sé che la realtà è più profonda, che c'è un significato, che l'esperienza era importante, però dopo hanno costruito tutta una serie di dogmi che sono irrazionali, non seguono logicamente dai punti di partenza, e quindi si è creato un sistema di, alla fine, di potere. Quindi invece la scienza, con la razionalità, è riuscita a creare un sistema che sta in piedi, che è logico e che permette di provare le cose, fare strumenti, fare tecnologie, eccetera, però dimenticando chi siamo, sta creando un grandissimo problema, perché ci sta dicendo che siamo macchine, sta dando ragione a chi farà le macchine che vorranno controllare noi attraverso le macchine che faranno. Questo problema è grossissimo oggi, e dobbiamo svegliarci e ridare valore a chi siamo, perché non siamo macchine. Prima domanda. Sì, sono qua. Professore, buonasera. Secondo lei potrà svilupparsi, potrà nascere una medicina quantistica, cioè curare il corpo modificando la coscienza, lo stato che c'è intorno? Ma già sappiamo che lo stato della nostra mente ha impatto sullo stato del corpo, no? L'effetto placebo, per esempio, che arriva al 20%, cioè 20% delle persone che hanno preso le medicine sono curate dal prendere qualcosa che non è curativo, è una pillola che non ha niente, una pillola di zucchero o qualsiasi altra cosa, cioè una pillola che non ha nulla a che fare con la cura, eppure il 20% che pensa di essere curata prendendo quella medicina è curata. La medicina semplicemente elimina, giustamente elimina questi casi per vedere l'efficacia di una nuova medicina, però non ha mai spiegato perché esiste l'effetto placebo o l'effetto nocebo. Uno pensa che la pillola gli faccia male e gli fa male, mentre la pillola non ha nessuna cosa che potrebbe far male. Quindi questo indica già che c'è una connessione tra la mente, quello che pensiamo, e come si comporta il corpo. E di fatto una medicina illuminata è una medicina che usa soprattutto la capacità della mente di avere un impatto sul corpo, invece che essere tutta da fuori, dammi la medicina. Cioè il medico dovrebbe essere uno che spiega anche come uno stato mentale appropriato permette di avere salute e permette di riavere la salute, invece di avere solo medicine, solo intervento, diciamo, chirurgico e così via. Non sto dicendo niente di male sulla medicina, semplicemente la medicina, come la fisica, vede soltanto l'aspetto esteriore ma non vede l'aspetto interiore. È ora che vediamo che siamo di più di una macchina che si ripara solo da fuori con un meccanico.
professore ha energie per andare avanti un'altra ora e mezza, ma abbiamo... Non esageriamo, anch'io un bicchiere di vino e una bella bistecca la voglio. Tra l'altro avete visto, dopo che il giornale di Vicenza ha fatto la tua intervista, che in Italia si mangia molto meglio che in America, la Intel, che è la multinazionale dove hai cominciato, prende sede in provincia di Verona, perché hanno visto che... Hanno capito che si mangia meglio. Ecco. Con questa... Oggi, insomma, è nata un'amicizia tra Federico Faggini e Valdagno. Noi confidiamo che i progressi, insomma, che verranno dalle profonde innovazioni che abbiamo ascoltato contenute in Irriducibile, siano poi anche una semina nel mondo scolastico, nel mondo universitario, che anche della nostra realtà, e confidiamo ovviamente di rivederci presto. Grazie. E sono pronto a fare delle firme se avete... Il professore fa volentieri autografi.